Accidenti, dove l'ho messo? Devo averne lasciato un po' qui dentro, da quella volta nel Far West. Ah, eccolo. Sì, forse se unisco un po' di questo con un po' di questo, forse dovrei riuscire ad ottenere. Un momento. Ma cosa? Cazzo! Ma dove merda sono finito? Forse questa volta sono finito nel posto giusto. O forse no. Grazie a un buco di trama triplo carpiato nello spazio interdimensionale democratico, sono riuscito, dopo vari tentativi falliti, ad arrivare qui, da te. Ma senza Gian Domenico non puoi usare il buco di trama, scusa. Evidentemente la cosa ti è sfuggita di mano. E poi, insomma, tu hai la mia voce. Sono io che ti doppio, come fai a usare la mia voce contro la mia volontà? Beh, la risposta è ovvia. Grazie ad un bug genetico in un complicato inception di buchi di trama. E basta giustificare tutto con sti buchi di trama. Ehi, guarda che mi hai creato tu. E anche questa faccenda dei buchi di trama è nata per colpa tua. Avevi commesso un errore nel primo video e siccome non ti andava di correggerlo o spiegarlo, hai inventato questa faccenda dei buchi di trama. Beh, sì, lo so questo, lo so. E perché me lo spieghi a me, scusa? Non era per te, era per il nostro pubblico che ci sta osservando. Ci stanno osservando? Vabbè. Ma come mai sei qui, scusami? Che cosa vuoi da me, eh? Ah, e me lo chiedi pure, eh? No, 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 no. Tu mi hai privato del mio unico amico, la rivoglio indietro. Ah, tu rivuoi Gian Domenico, è così? Sì, esatto. Gian Domenico piace alla gente, non puoi farlo finire così. Beh, lasci che ti spieghi una cosa. È vero, Gian Domenico funziona, ma se io abuso della sua presenza, diventerà la parodia di se stesso. La gente si stuferà di lui. Non me ne frega un cazzo delle tue motivazioni logiche. Ridammelo immediatamente o ti apro un buco in fronte. Hai mai riflettuto su una cosa, ispettore? Se tu ora mi spari, se tu mi uccidi, tu cesserai di esistere. Io ti ho creato. Io ti do la voce. Io creo le tue avventure. Quindi comando ancora io, ispettore. Gian Domenico, quindi tu dai la voce pure a lui. Esatto. E se uccidi me, oltre a non esistere più tu, ucciderai definitivamente anche il tuo amico. Oh. Però... Tu mi stai simpatico, Plot. Sì, io mi diverto a creare le tue avventure, non voglio che finiscano. Ma, allo stesso tempo, non posso tollerare che tu abbia violato le leggi dello spazio termodinamico fisico nucleare internazionale spazio democratico per venire qui e minacciarmi. No, questo non lo posso tollerare. Quindi, voglio fare un patto con te, voglio metterti alla prova. Ci stai? Beh, non mi rimane che sentire la tua proposta. Sei sveglio. Dunque, ti concederò un episodio bonus, giusto perché mi stai simpatico. Un episodio che narrerà le vicende di come vi siete conosciuti tu e la salamandra, così la potrai rivedere, anche se si tratterà di un prequel. Ma, dopo questa piccola gioia che ti darò,
Dovrei affrontare una lunga e dura prova, ispettore. Oh, sì, durissima. Che tipo di prova? La tua prova consisterà nell'aiutare una persona. Diciamo, il classico prescelto delle storie. Banale. Silenzio! Ti conviene stare attento alle persone che ti circonderanno d'ora in poi. Perché io non ti dirò chi sarà il prescelto. Lo dovrai capire tu a tempo debito. Comunque, ti consiglio di tornare alla tua bella casetta, ispettore. E mi raccomando, stai attento. Solo se supererai la prova potrai avere qualche possibilità. Una possibilità per cosa? Ah, vorrei tornare il mio amico! Eh? Ah, non posso dirtelo, non voglio fare troppi spoiler. A proposito, avrai un figlio con Valerie. Ah, maledetto! Ci rincontreremo! Ne sono sicuro. Ma fino ad allora... Ugo di Trama!